Alla fine, un parziale sostegno da parte della Camera dei Comuni, Theresa May lo ha riconquistato. Dopo la secca bocciatura del testo presentato dalla Premier il 15 gennaio, gli unici due emendamenti ad essere approvati nel voto di mercoledì 29 sono stati quelli che più di tutti sembrano supportare la sua linea politica. Si parla soprattutto di sostituire la clausola di backstop con una serie di accordi alternativi e Londra si prepara dunque all'atto secondo della Brexit, ma da Bruxelles già arriva un secco no a nuovi negoziati. A Bruxelles, ha detto la Premier, non c'è una gran propensione per un cambiamento di questo tipo e negoziarlo non sarà facile, ma a differenza di due settimane fa, quest'Aula ha chiarito di cosa ha bisogno per approvare un accordo di ritiro. E dopo il voto un'apertura di credito è parsa arrivare anche dai laburisti, il cui leader Jeremy Corbyn ha però accusato tra le righe May di aver portato la discussione sul binario di un'uscita senza accordo. Dal momento che abbiamo avuto questo dibattito e l'Assemblea ha votato con enfasi per respingere l'opzione del no deal che la Premier stava sostenendo, posso dire che siamo pronti a incontrarla per presentare il punto di vista del partito laburista sul tipo di accordo che vogliamo con l'Unione Europea. Un dibattito che avviene comunque su un piano meramente ipotetico. Nelle scorse settimane Bruxelles ha più volte chiarito di non intendere tornare a negoziare l'accordo e men che mai la clausola di backstop, nata per scongiurare la creazione di un confine fisico tra Irlanda e Irlanda del Nord. E così il Parlamento britannico e il Primo Ministro si trovano di nuovo in una situazione delicata. È chiaro che il Parlamento non sosterrà un'uscita senza accordo, ma non sosterranno neanche l'accordo attuale, lasciando a May il compito di rinegoziare in due settimane ciò che con Bruxelles non si è riusciti a negoziare negli ultimi 18 mesi. Un compito, secondo molti, impossibile.